Oggi metto in prima pagina le reti, internet, il web, i social network, i siti, i blog, tutte queste nuove forme di relazione che sono nate negli ultimi anni e che molti praticano e che io stesso cerco di conoscere, di praticare, di migliorare per me e per gli altri nei limiti delle mie possibilità. Io trovo che queste nuove forme di comunicazione ed espressione siano fisiologiche. Tutti gli esseri viventi si mostrano, si esibiscono. E trovo che gli esseri umani che si celano, che si nascondono, che si negano, siano ingenerosi e avari. Quindi lode alla vostra azione, alla esibizione, alla spettacolarizzazione. Ma c'è un rischio implicito in cui molti non si rendono conto e ci cadono dentro. Quello di passare dall'esibizione all'esibizionismo, dalla spettacolarizzazione al narcisismo. Come evitare questa caduta e questa perdita di opportunità? Io per me mi dico tre cose quando penso e quando opero in questo campo. La prima, dico a me stesso: tu cosa sai fare? Cerca di mostrare ciò che veramente sai fare. Non sai fare molte cose. Quelle cose che sai fare, ben legate fra di loro, mostrale. Anzi, mostra ciò che sai fare e diventa ciò che puoi diventare. Questo mezzo ti spinga, promuova la tua capacità di crescere, di innovarti. La seconda cosa è che dico a me stesso è non considerare lo schermo del computer o della televisione uno specchio, è una finestra. Stai comunicando con gli altri, ma gli altri di cosa ha bisogno? Di cosa ha bisogno il mondo? Quindi una relazione con l'altro, ciò che veramente c'è di interessante in te, ciò che puoi diventare, ciò che gli altri ti chiedono. E infine, la terza cosa, legare l'elemento della comunicazione all'elemento espressivo. Mi dico, non rovesciare sugli altri, non vomitare quello che hai dentro. Comunica espressivamente, cioè realizza una forma, e realizzando questa forma costruisci qualcosa che supera il tuo piccolo mondo personale, irriducibile, e diventa un terreno di incontro. Ecco quindi che questa rete sta diventando, può diventare, diventerà un modo per gli esseri umani di riconoscersi, di trasformarsi, di entrare in relazione con gli altri. Prima, all'inizio, con un'attività singolare, un blog singolare, una pagina di Facebook, un sito individuale, e poi attraverso forme collegiali, solidali,